Vuoi preparare le patate al forno ma fa troppo caldo per tenere tanto acceso il forno? Allora fatti aiutare dal Bimby. Ancora una volta amico preziosissimo in cucina. Per questa ricetta ti servono patate da forno, 500 g di acqua, olio extravergine di oliva, sale, rosmarino. Non c'è una quantità di patate definita, puoi usare le patate che ti occorrono, massimo 1,5 kg, che è la quantità che entra nel recipiente del Baroma. Se hai poche patate, puoi anche cuocerle nel cestello da posizionare dentro al boccale. Io ho usato patate novelle, che quindi vanno sciacquate bene dalla terra, prima un po' a mollo e poi sotto acqua corrente. L'acqua con la terra la do poi alle piante. Se non usi le patate novelle, che si possono mangiare anche con la buccia, devi sbucciare ovviamente le patate. Con un coltello affilato e un tagliere, taglia le patate a pezzi non troppo grandi e mettile nel recipiente del Baroma. Il tempo di cottura delle patate dipende ovviamente anche dalla grandezza delle patate, quindi patate tagliate più piccole ci mettono meno tempo a cuocersi rispetto alle patate tagliate più grandi. Versa 500 g di acqua, chiudi il Bimby con il coperchio, posiziona il recipiente del Baroma con dentro le patate e chiudilo con il coperchio. Cuoci 25 minuti, temperatura Baroma, velocità 1. Fai la prova con la forchetta per verificare la cottura ed eventualmente cuoci ancora qualche minuto. Le patate devono essere cotte ma non troppo morbide. Fai sempre attenzione ad aprire il coperchio del recipiente del Baroma. Devi aprirlo verso la parte opposta a te per evitare ustioni. Metti le patate in una teglia, eventualmente ricoperta di carta forno, aggiungi olio extravergine di oliva quanto basta e sale. Mescola bene in modo tale che l'olio venga distribuito da tutte le parti. A piacere aggiungi anche del rosmarino, che secondo me con le patate al forno sta benissimo. Tu puoi aggiungere anche altre erbe aromatiche oppure non mettere nulla. Cuoci in forno ventilato a 220 gradi fino a doratura. Le patate non dovranno stare troppo in forno, ma giusto il tempo di formare la crosticina, che ci piace tanto. Io preferisco fare questa cottura al Baroma delle patate e poi metterle al forno solamente per fare la crosticina, perché è sicuramente una cottura più sana. Inoltre d'estate puoi avere delle patate cotte sì al forno, ma per pochissimo tempo e con il caldo è sicuramente un gran vantaggio. Se preferisci puoi cuocere meno tempo al Baroma e invece più tempo al forno. Buona cucina con Flavia!